Buonasera a tutti, Comisano Ibrahim della Via Rana Fatina. Allora, io sono un po' triste sul fatto che adesso i lavoratori vengano trattati in questo modo qua, perché adesso sembra che siamo noi nell'ingiusto, noi non siamo dei, sembra che siamo trattati un po' da delinquenti. E questi gli stessi lavoratori in questi anni scorsi hanno sofferto tanto, hanno rinunciato tanto, hanno preso anche delle buste paga di 500 euro quando c'era la crisi per far andare avanti la ditta, perché se la ditta va avanti, perché ci siamo anche noi, non solo i direttori che le fanno andare avanti, perché dietro di loro ci sono anche noi. Quindi abbiamo fatto tanti sacrifici, però adesso arrivato a questo punto ci sono le commesse, c'è il lavoro, sembra che noi non so cosa rappresentiamo, siamo la parte che dà fastidio, che devono togliere. Questa cosa è molto triste, perché non si ricordano dei sacrifici che abbiamo fatto in questi anni. Io vorrei tornare un po' indietro, due giorni fa, sul fatto che siamo andati a un'assemblea che è chiamato CGL. Visto che là non avevamo parole, qua oggi abbiamo parole, possiamo parlare, ragazzi. Quindi, allora, io in quel momento lì al signor Umberti della CGL volevo rispondere, volevo chiedere, fare un paio di domande. La prima domanda, che lui continuava a dire che guardate che la situazione che c'era prima quando firmavano questa verbale forse non c'è più, insomma è falso. È falso in quel senso lì, perché adesso c'è più lavoro, c'è più bisogno di mandoperai, perché tanto è vero che sono andati a prendere l'agenzia i veterinari per lavorare, quindi hanno assunto altri 65 persone, quindi la teoria per dire che le situazioni sono diverse, magari diverse, però in positivo, diverse in modo che tutti i lavoratori possono lavorare, in più possiamo mettercene in altri. Quindi queste cose che diceva lui le sa che non è vero. L'unica cosa che volevano, per esempio, togliere un po' di persone che hanno l'anzianità, il livello, tutto quanto, e mettercene altri. Puoi rendere tutti precari, quindi lì non è problemi che non c'è lavoro, gente non vuole lavorare, no, il sistema che vuoi togliere gente che hanno lavorato lì, che si sono sacrificati e hanno acquisito diritti, quei diritti lì vogliono togliere, punto e basta, non ci siamo qua per ingannarci, noi sappiamo tutto quello che vogliono fare. Un'altra cosa, io vi voglio fare una dichiarazione, perché io come socio della cooperativa sono andato a controllare i conti, i bilanci, allora, ed è lì è saltato fuori che abbiamo avuto dei doppi bilanci, per esempio tipo bilancio che ci davano noi all'assemblea è diverso da quello depositato in Camera di Commercio, quello secondo me è grave, molto grave. E poi allora io ho fatto la denuncia per questi falsi bilanci, per anche il fatto che loro, non lo so come mai, non pagavano IVA, hanno detto, però io tutti questi bilanci che ce l'ho io del 2012-13 così, o il bilancio chiudeva con un attivo di 25.000 o negativo di 35.000, ma un mese fa quando abbiamo fatto l'assemblea ci vogliono mettere in testa, perché dico che ci vogliono mettere in testa, che abbiamo un debito di 3.968.000. Ma come mai? E dove saltano fuori? Se prima tu andavi a 35.000 in più o in meno, da un giorno all'altro ti arriva una botta di 368.000, 3.968.000, ragazzi, lì c'è da controllare. Ma non li basta, perché ci hanno dichiarato quei signori che ci gestiscono, perché dicono che loro che ci gestiscono, ascoltate bene, che in questi 7 mesi che hanno fatto l'ATI, Associazione Temporanea d'Impresa, cioè che hanno lavorato insieme TLO, noi abbiamo perso 1.135.000. Anche questo dobbiamo guardare. Cos'è il problema? Cosa c'è dietro? Chi che ci sta approfittando?
Se tu in 7 mesi non riesci a fare niente che perdere 1.135.000, a questo punto ci sarebbe te a dimettersi prima di tutto, prima che te la chiedano gli altri, secondo me. Siete d'accordo a perdere quel soldi e non dire niente? Io non so. Se voi volete e siete d'accordo, io non sono d'accordo. Cioè, sta succedendo delle cose sulle spalle dei lavoratori molto strane. Poi ci sono tante altre spiegazioni che io vorrei fare, però penso di tenere una conferenza stampa solo per queste cose qua, per la denuncia, perché la denuncia l'ho fatto in procura, guardia di finanza, in tribunale, tutto l'ho mandato la denuncia. Perché secondo me sono delle irregolarità molto gravi, perché qui noi siamo arrivati a litigare, a fare scioperi, il punto d'inizio era i pagamenti. Allora, se i soldi non sappiamo come e dove, normale che non ci pagano. Allora, abbiamo scioperato perché non era rispettato il contratto nazionale, perciò non ci pagavano giusto. Quindi dobbiamo vedere anche il perché non riescono a pagarci giusto. E chi che sta giocando, chi sta maestrando tutto dietro queste cose qua, questi conti qua. In più io ho saputo che la Lega Coop ha apprezzato il bilancio che hanno fatto, anzi l'hanno confermato, l'hanno dato per buono. Già c'è parecchie cose sbagliate, il modo di farlo non potevano farlo, perché hanno fatto il bilancio abbreviato che non possono fare, perché se lo fai riesci a occultare tante cose. Allora io denuncio a alta voce questa cosa qua e io sono contrario allo sfruttamento. Noi non possiamo stare così che ci svegliano un giorno e ci dicono che in cooperativa non c'è più un soldo. Avete perso anche 3.000 di quota sociale, non esiste. Chi che ce la fa perdere? Devi dirti dove è andato a finire quei soldi lì. E l'altra cosa riguardando il lavoro, se il lavoro adesso non va bene, non stiamo producendo, secondo me c'è da vedere ambe le parti, però per primis c'è da vedere chi gestisce il lavoro, perché se prima andava facevamo il doppio di adesso, adesso da un anno non riusciamo neanche a fare niente, facciamo poco o niente, sembra che qualcuno lo sta facendo a posto, non lo so, però sembra che qualcuno rallentando, facendo tutti questi problemi qua, lo sta facendo a posto, ma chi rallenta, chi fa casino, chi non fa andare il lavoro, non siamo noi. E noi saremo pronti a lottare per i posti di lavoro fino a che entra l'ultima persona a lavorare. Tutti insieme, tutti insieme.